La proposta di bilancio della Commissione europea per il periodo 2021-2027 segna la forza e l'ambizione che vuole avere l'Europa per i prossimi anni verso i cittadini e verso le imprese. È un bilancio che vive l'impatto di Brexit, dell'uscita di un paese come la Gran Bretagna. Le regioni, chiediamo prima di tutto che rimangano centrali la politica di coesione e la politica agricola, e non possono essere le due politiche che sono state il simbolo della vicinanza e della solidarietà dell'Europa ai territori e ai cittadini siano oggetto di tagli. Consideriamo importanti che siano finanziate politiche nuove come quella per i migranti, per la gestione delle frontiere, per la difesa e la sicurezza comune, così come abbiamo auspicato come gruppo socialista che fossero finanziati in maniera più consistente i fondi per la ricerca e l'innovazione, i fondi per l'Erasmus Plus e le innovazioni di politiche rivolte ai giovani. Tuttavia pensiamo che i tagli non possano ricadere esclusivamente sulla politica di coesione e sulla politica agricola, e per questo nei prossimi mesi ci batteremo per un adeguato finanziamento. Pensiamo che l'ambizione dell'Europa debba essere dimostrata anche in un aumento delle risorse dirette, proprie, interne, portando a tassazione anche i grandi colossi, come per esempio quelle delle imprese digitali, al pari delle altre imprese europee, ma anche chiedendo ai paesi di credere nell'Europa e di dare un contributo netto come reddito nazionale lordo al bilancio dell'Unione in maniera più consistente. Chi crede nell'Europa deve credere anche nelle sue politiche. Come si dice, un bilancio non è una questione tecnica, un bilancio è la forza politica e l'ambizione che l'Europa pone a se stessa, e se l'Europa sarà ambiziosa i cittadini europei torneranno ad avere più fiducia in questa concretezza.